San Zeno ha intenzione di portare i propri studenti all'esame di Stato con un fascicolo che sia sostanzialmente congruo rispetto all'obiettivo che il legislatore pone, cioè quello di un argomento di approfondimento, un argomento di apertura, un rompighiaccio che in qualche maniera dia modo di testare la capacità di affrontare un argomento libero, appunto, ma a livello pluridisciplinare e nello stesso tempo con una buona padronanza e lessicale e di plurilettura, diciamo così, degli argomenti. Per fare questo noi chiediamo appunto che ci si presenti con un fascicolo che, e lo diciamo da subito, non riporta il testo del vostro intervento. Quindi, scanso di equivoci, non è chiesta la presentazione di una tesina, non è chiesta dal legislatore, non è chiesta la normativa e non è chiesta dall'istituto. Poi, se a voi pare utile in qualche maniera avere in mano un testo scritto, perché vi trovate bene così, perché preferite studiarci sopra, ripeto, con un testo esplicito, ovviamente nessuno vieta di realizzarlo, ma questo non va portato in sede d'esame. Per quello che ci riguarda invece, vanno consegnato, questo sì, un micro fascicolo che si compone delle parti che adesso andrò a illustrare. Innanzitutto una copertina che riporta sostanzialmente questi dati: l'istituzione che vi presenta all'esame, quindi l'Istituto Tecnico Industriale San Zeno, questa è ancora la dicitura per questa sessione d'esame, diventerà poi Istituto Tecnico Tecnologico, ma per adesso Istituto Tecnico Industriale San Zeno, il vostro nome e cognome, la classe e la sezione di appartenenza, l'indirizzo di appartenenza, esame di Stato con indicato l'anno scolastico, quindi esame di Stato 2012-2013 in questo caso. E poi, ovviamente, fondamentale, un titolo e un eventuale sottotitolo a chiarimento. Nella seconda sezione, nella seconda facciata di fatto, una premessa che serve in qualche maniera da introduzione. Si tratta di realizzare una, due facciate, tre facciate, insomma quello che voi intendete sia corretto scrivere, nella quale indicare cosa andrete a trattare appunto nella mappa che poi seguirà, per quale motivo avete fatto quella scelta, qual è eventualmente, ripeto, lo startup di interesse, perché appunto questo in qualche maniera vi porta a trattare per qual è l'interesse che vi porta, insomma, ad affrontare quell'argomento e renderlo in qualche maniera motivo di inizio di una cosa così importante come l'esame di Stato, e poi eventuali sviluppi della vostra ricerca. Quello può essere anche il posto minimo, mi raccomando, ma per i ringraziamenti ci si può trovare spazio anche in qualche maniera una sezione dedicata alle difficoltà che avete incontrato, a quanto altro si potrebbe fare, ma quello ovviamente non c'è posto, anche e lì non c'è posto per motivi di tempo. Beh, insomma, un testo, ripeto, di una o due facciate che vada a inquadrare il vostro lavoro, ovviamente all'interno, forse l'ho già detto, anche un micro riassunto di quello che andrete, ripeto, a trattare. Mi raccomando, scrivete quel testo organizzandolo per capoversi, quindi con delle sezioni di testo evidenziate da un punto e a capo e da un rientro di prima riga, 5-7 caratteri tipografici, insomma, che diano proprio l'evidenza di quella scrittura a blocchi. E come sempre, insomma, quel testo sia organizzato con una introduzione, con un corpo del testo e con un capoverso appunto in uscita. Quindi abbiamo detto una prima facciata che stia lì a fare da copertina, una seconda facciata, ma ovviamente possono moltiplicarsi, che facciano da premessa, e poi la terza facciata in cui vi sia la mappa concettuale o mappa d'argomenti, schema a grappolo, vi dipende insomma da che cosa intendete fare. Comunque una terza facciata in cui ci sia in qualche maniera un argomento ordinatore centrale,
quindi l'argomento di cui andrete a parlare piuttosto che il concetto che andrete a sviluppare, e poi una serie di rimandi tra concetti o argomenti o idee principali, concetti, argomenti o idee secondarie, e poi quello che sta al perimetro, ovvero i concetti e le idee marginali. Poi magari torneremo sull'argomento dando magari anche qualche consiglio. Comunque, insomma, per la realizzazione del fascicolo, mi ripeto, copertina, premessa, e adesso abbiamo aggiunto anche lo schema a grappolo, mettiamola così. Una quarta sezione è quella dedicata alla bibliografia o alla sitografia. Qui dovete indicare quali sono i testi che avete affrontato, che avete utilizzato per realizzare appunto la vostra mappa. Dicevo bibliografia e sitografia. Non caricate tutto sulla sitografia. Oggi va molto di moda prendere notizie da internet ed escludere il cartaceo. Questo non fa una buona impressione ovviamente nella commissione, quindi anche fossero testi scolastici, penso ad esempio ai manuali per gli elettrotecnici e i meccanici, il manuale del perito intendo, e gli stessi testi scolastici, comunque ripeto, qualche testo cartaceo mettetelo. Da un punto di vista della citazione, ovviamente troverete sul nostro sito, sul sito della scuola, insomma, uno schema che possa in qualche maniera aiutare a citare in maniera corretta. Vi ricordo, insomma, quantomeno di rispettare questo ordine qui: cognome dell'autore con il nome di battesimo anche puntato, virgola, titolo del testo, virgola, città della casa editrice, virgola, nome della casa editrice, anno di pubblicazione, virgola, le pagine utilizzate. Di tutto questo, ricordo, tutto scritto in tondo, tutto scritto insomma in scrittura normale, eccezione fatta per il titolo del testo, quindi il secondo elemento che ho citato, che va messo in corsivo. Bene, quindi una copertina, una premessa, una mappa a grappolo, una bibliografia e sitografia, in fondo eventualmente le appendici, cioè delle parti, che questa è una parte facoltativa, nella quale si possono inserire non so, della circuitazione per gli elettrotecnici, degli disegni esplosi per i meccanici, ma possono essere immagini di quadri, una campagna pubblicitaria per i grafici, ma insomma, quella parte tendenzialmente grafica nel senso più ampio del termine, che voi intendete sottoporre alla commissione. A questo ovviamente si aggiunge la stampa delle slide di PowerPoint, di cui poi qualcosa diremo in un video che seguirà, e che comunque vanno lì allegate, insomma, in modo tale che la commissione possa vederle prima che voi proiettiate. Nell'esempio che vi abbiamo mostrato durante quella lezione introduttiva, che troverete anche sul sito internet, trovate dopo la copertina sostanzialmente un abstract, quindi un riassunto di quello che andrete a dire, composto da una matrice, una tabella a doppia entrata, insomma, in cui da una parte trovate gli argomenti che trattate, dall'altra parte le materie. Quindi, in sostanza, se la vostra tesina tocca, tesina ovviamente con lo specifica che abbiamo fatto prima, se il vostro lavoro di approfondimento, il vostro lavoro di apertura tocca italiano, storia e matematica, a fianco di italiano, che si chiama lingua e lettere italiane, peraltro, vero, come materia, ricordo a tutti, a fianco di lingua e lettere italiane, troverete quattro righe che riassumono quello che andrete a dire di quella disciplina, così per storia, così per matematica, così per inglese, così insomma per tutte le altre discipline. Trovate, ripeto, anche questo inserito. In realtà sapete bene che quello è lo schema che noi vi chiediamo per entro marzo, insomma, per avere un primo riscontro di quanto la classe sta facendo e di quali argomenti stanno per essere scelti. Quindi, riassumendo, e qui chiudiamo, non dovete presentare una tesina intesa come testo scritto, dovete semplicemente presentare un fascicolo che si compone di una copertina, eventuale abstract, quindi riassunto, matrice con argomenti, una premessa, uno o due facciate appunto che facciano da introduzione a quel lavoro, chiamiamola premessa, ma si potrebbero trovare altri nomi forse più intelligenti, una mappa argomentativa, che è in realtà il cuore del lavoro, insomma, quello che davvero andrete a dire
quei 10 minuti di apertura, una bibliografia e sitografia, una, la sitografia prima non ho detto, lo aggiungo adesso, mi raccomando, citate i siti che andate a visitare tra virgolette alla francese, virgolette basse sostanzialmente, non mi raccomando i segni di maggiore o minore, inserisci simbolo e lì all'interno appunto aperte le virgolette e chiuse le virgolette, inseriteli in quel modo e poi scrivete la data di consultazione, il periodo di consultazione, quindi mi ripeto, è una copertina, una eventuale abstract, premessa, la mappa, bibliografia e sitografia, eventuali appendici, più stampa delle slide di PowerPoint. A questo ovviamente si somma la realizzazione appunto di quelle 8, 10, 15 slide di PowerPoint che vi faranno in qualche maniera da filo della memoria per accompagnare il vostro argomento di approfondimento.